Insomma, sapendo che verrà poi letto ad alta voce, io appunto prenderò alcuni di queste vostre email, di questi vostri sogni, andrò magari a fare qualche piccola ricerca o mi affiderò a ChatGPT.
Mi mi fermo aprendo la
sull'ingresso. Una volta aperta questa porta, mi volto per guardare dove sia il clown. Il clown si era fermato sulla porta che dava dalla cucina al corridoio. Quindi diciamo che il mio modo di scappare era arrivare da una stanza all'altra, fermarmi, girarmi. Il clown rimaneva nella stanza precedente, diciamo, affacciato sulla stanza successiva. E una volta che avevamo raggiunto questa posizione, lui aspettava proprio quel momento che io mi voltassi per lanciarmi dei coltelli. Coltelli, io li afferro e li butto per terra. E così via, quindi scappo da il corridoio, entro nell'ingresso, scappo, 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 arrivo alla porta che dà sul salotto e si ripete la stessa cosa. Mi volto, il clown si ferma, mi lancia i coltelli, io li afferro e li butto per terra. Poi di nuovo scappo nel salotto, torno in cucina e sempre tutto questo giro, quindi praticamente io sto girando intorno. C'è da dire che in ogni nuova stanza a cui arrivo io devo aprire la porta perché in qualche modo il clown si chiude la porta dietro di sé quando mi insegue. E aprire la porta ad ogni stanza che raggiungo diventa sempre più difficile. Il pomello diventa sempre più duro e in realtà io mi sento sempre più stanca, sempre più spossata, anche le mie gambe si fanno sempre più pesanti. Quindi scappare diventa sempre più difficile, vado a rallentatore. Aprire la porta diventa sempre più difficile, quindi comunque il clown inizia a raggiungermi. Se prima si fermava di porta in porta, adesso comunque nel mentre che io scappo lui mi è sempre più vicino. Anche quando mi tira i coltelli, fermare i coltelli diventa sempre più difficile. E quindi cosa succede? Una volta che ho fatto il giro, cucina e mi rendo conto che sono troppo stanca per continuare e che mi devo nascondere e penso di nascondermi nella dispensa che praticamente è una dispensa a muro, c'è cioè una porta con una finestrella a vetri incastonata, diciamo così, nella parete. Io allora apro la porta della dispensa pensando di nascondermi dentro come poi facevo da bambina, ma la dispensa è zeppa di sacchi di farina. Quindi io non ci sto, non c'è modo per me di entrare in questa dispensa e nascondermi. Me ne rendo conto, capisco che devo cambiare piano, strategia, mi volto, ma vedo il volto del clown dalla finestrella della porta della dispensa. Quindi a dividerci c'era soltanto. Il tuo sogno considerando sia gli elementi specifici che le emozioni associate ad esso. Ecco un'interpretazione possibile. Il sogno inizia con te che sei nella tua casa, un luogo che rappresenta il tuo spazio sicuro e familiare. La cucina è spesso associata alla nutrizione e alla cura di sé, mentre il fatto che tu stia facendo i compiti potrebbe riflettere la tua volontà di affrontare e completare compiti e responsabilità nella vita di veglia. L'apertura improvvisa della porta che dà sul salotto che ti aspetteresti fosse tua madre, ma invece è un clown, introduce un elemento di sorpresa e paura. Il clown è tradizionalmente associato al divertimento e all'umorismo, ma nel tuo
tuo sogno assume un'aura sinistra e minacciosa. Questo potrebbe riflettere una situazione nella tua vita reale che appare innocua o familiare, ma che in realtà ti causa ansia e paura. La tua reazione di fuga e il tentativo di nasconderti dal clown suggeriscono una sensazione di impotenza o di incapacità di affrontare la situazione direttamente. Il fatto che tu riesca ad afferrare e a respingere i coltelli lanciati dal clown potrebbe simboleggiare la tua capacità di difenderti o di affrontare le sfide, ma allo stesso tempo indica che ti senti sotto attacco o minacciata. Il tentativo di nasconderti nella dispensa piena di farina, che non offre un vero rifugio, suggerisce che potresti sentirti privo di opzioni o di risorse per affrontare la situazione. Il clown che ti fissa dalla finestrella potrebbe rappresentare una sensazione di essere osservato o giudicato da qualcuno o qualcosa che ti mette disagio. In generale, questo sogno potrebbe riflettere una situazione nella tua vita in cui ti senti minacciato o vulnerabile e dove stai cercando di trovare modi per affrontare le tue paure o per difenderti. Potrebbe essere utile esaminare più da vicino le fonti di ansia e di stress nella tua vita e trovare modi per affrontarle in modo più efficace. Quindi questo chat Grazie.